Buona serata e buona domenica e ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Prima di dare la linea a Daniele Piovera per una lunga pagina sportiva che ci racconterà cosa è successo in questa giornata, lo spazio alla cronaca e partiamo da Omegna perché domani via Mazzini sarà chiusa al traffico per un importante intervento. C'è stato infatti un abbassamento delle lastre, si provvederà con la rimozione delle lastre per capire cosa c'è sotto, tutto in vista di un altro importante intervento che coinvolgerà anche Largo Cobianchi. Un intervento importante è previsto a Domegna in via Mazzini, domani sarà chiusa al traffico, per quale motivo, assessore? Allora, come si può vedere, c'è stato un abbassamento sotto le lastre in questo passaggio pedonale, che è un punto molto critico, e dobbiamo capire esattamente qual è la situazione. Stamane è stato fatto un primo sopralluogo, abbiamo evidenziato alcune problematiche, per cui lunedì si provvederà con la rimozione delle lastre, andare a vedere che tipo di situazione ci troviamo sotto e provvisoriamente copriremo tutto con asfalto, anche perché c'è un grosso progetto in piedi di cui parlerà il mio collega Cerutti, per cui evitiamo di buttare soldi, come si dice, inutilmente. Per cui adesso cominciamo a mettere una prima toppa e poi cercheremo di risolvere a breve l'annoso problema di Largo Cobianchi. Assessore, il progetto poi che verrà fatto per Largo Cobianchi qual è? Allora, abbiamo ottenuto la risposta affermativa dalla Fondazione, abbiamo spostato il finanziamento di 380 mila euro previsto per il prolungamento della passerella su Largo Cobianchi. Adesso entra nel vivo la progettazione che prevederà il rifacimento di tutta la pavimentazione in porfido con blocchetti più idonei per il sostegno dei carichi veicolari. Un intervento da più di 300 mila euro. 380 mila euro è il finanziamento che abbiamo per fare tutto questo intervento. Per quanto riguarda il cronoprogramma? Cronoprogramma, noi entreremo nel 25, nella fase progettuale che verrà realizzata dal nostro ufficio tecnico e dopo ci sarà tutto l'iter, quindi dovremo fare poi la gara e la speranza è quella di iniziarli a settembre-ottobre 25. Il servizio igiene e sanità pubblica dell'ASL VC organizza il Vaccination Day antinfluenzale anti-Covid-19 con 102 posti ad accesso libero senza prenotazione per i residenti dell'ASL VCO destinatari della campagna vaccinale. Gli appuntamenti dalle 9 alle 15 sono lunedì 4 novembre al Dipartimento di Prevenzione in via 4 novembre a Omegna, venerdì 8 novembre al distretto sanitario in Viale Sant'Anna a Verbagna, venerdì 15 novembre al distretto sanitario in via Scapaccino a Domodossola. Per informazioni si può chiamare lo 0323 86 80 75 per la zona del Verbano e lo 0324 49 16 02 per la zona dell'Ossola e del Cusio. Voltiamo pagina. Sergio Martini, accademico del CAI, istruttore nazionale di alpinismo e sci alpinismo, è stato ospite del Soccorso Alpino Delegazione Valdossola nell'ambito dei festeggiamenti per i 70 anni del gruppo provinciale. Sergio Martini, settimo alpinista ad aver fatto tutti i 14.800, secondo italiano dopo Reinhold Messner, però l'alpinismo va avanti. Hai raccontato all'Ossola Outdoor Center durante il tuo intervento che per certi versi le nostre montagne sono simili a quelle himalayane, perlomeno la gente anche lì sta cambiando un attimino l'atteggiamento. Ma sono simili non tanto così come struttura di montagna magari, ma come approccio, come noi ci approcciamo alle nostre montagne, le stesse cose avvengono anche su quelle montagne molto più alte delle nostre, però parlo dal punto di vista così, come dire, quasi come sfruttare la montagna, la sfruttiamo qua noi a fini anche economici,
a fini di reddito, e la stessa cosa avviene su quelle montagne. Un alpinista che ha fatto tutti i 14, le 14 vette più alte del mondo, in teoria uno potrebbe dire ha raggiunto il suo scopo, ma tu hai detto che effettivamente però invece ti è entrata dentro l'Himalaya e tu vuoi tornare in quei posti, sei tornato perché effettivamente sono zone che ti entrano nel cuore. Certo, quello principalmente, perché di fondo non è un numero il mio intento, quello di quando ho cominciato, è semplicemente quello di poter vivere la mia passione, il mio desiderio di fare determinate cose. Allora ovviamente più giovane potevo farle, adesso l'età mi impedisce ovviamente, però comunque la montagna la frequento ancora, nei limiti, compatibilmente dico con l'età, però la frequento ancora. E ora la linea Daniele Piovera per il racconto di questa domenica di calcio. E buonasera, ben ritrovati anche con Domenica Sport. Un saluto a Maria Elisa che ci ha ceduto la linea, e voi telespettatori. Calcio e basket nel menù di questa sera. Cominciamo dal quadro dei risultati del girone A di Serie D, giornata numero 12. Bragozzano 2-0, Asti Borgaro 1-0, 0-0 tra Chieri e Cairese, Chisora Albenga 4-1, Dertona Ligorna 0-3, Lavagnese Imperia 0-1, Nova Romentin Voghera 0-0, Oltre Po Voghera Fossano 3-1, 1-1 in Saluzzo Sanremese e Vado Varese, con un clamoroso sfogo del presidente del Vado contro la terna arbitrale. Bra 28, Ligorna Varese 22, Nova Romentin Lavagnese 21, Chisola Asti Albenga 20, Vado 19, Sanremese 17 con il Dertona, Saluzzo 16, Vogherese Oltre Po 12, Gozzano, Imperia, Fossano e Cairese 11, Borgaro 10, chiude il Chieri con 5 punti. Cominciamo con la vittoria della capolista Bra 2-0 contro il Gozzano. Il Bra non fa sconti a nessuno e prosegue la sua marcia trionfale in vetta al girone A di Serie D. Niente da fare per il Gozzano, che pure si presentava all'Attilio Bravi in un ottimo momento di forma, imbattuto da un mese e con il morale alto grazie ai 5 risultati utili consecutivi. La capolista però ha dimostrato tutto il suo valore: attacco più prolifico di tutta la Serie D con 29 gol all'attivo, difesa meno battuta del girone con sole 6 reti subite. Match indirizzato fin da subito. Dopo 5 minuti infatti i giallorossi sono già in vantaggio. Cross di Minai dalla fascia sul secondo palo, sponda di Mauete per Costantino che non può esimersi dal segnare la rete dell'1-0. La reazione ospite non porta grandi chance. Prima dell'intervallo la squadra di Nisticò di fatto chiude la contesa anticipatamente. Al 40esimo infatti Mauete stacca in maniera perfetta sul cross di Pautassi e raddoppia. Nel secondo tempo ritmi più blandi, il Bra controlla e quando accelera sfiora la rete. Dopo 4 minuti si vede finalmente il Gozzano con Graziano che impegna il portiere di casa. Ultimi minuti senza spunti di cronaca, finisce 2-0 per il Bra, schiaccia Sassi che comincia davvero a pensare che il sogno Lega Pro possa concretizzarsi, mentre il Gozzano torna a casa con la consapevolezza che non era certo all'Attilio Bravi che si dovevano fare i punti per la tranquillità in classifica. Non vince invece la Nova Romentina, era riuscita a 3 vittorie consecutive, 0-0 in casa contro Vogherese. Termina a reti inviolate la sfida tra Nova Romentin e Vogherese, che non vanno oltre lo 0-0. Gli uomini di Mister Gonzales dominano nell'arco dei 90 minuti e vanno più volte vicini al gol, ma non riescono a sbloccarla e alla fine devono accontentarsi del pari. Il primo squillo è proprio dei padroni di casa al nono. Siciliano effettua un cross da destra e in area Vernocchi ci prova con il destro al volo ma indirizza alto. Al 17esimo altra occasione. Siciliano serve sulla tre quarti Sacca che controlla, si gira e calcia forte con il destro. Ottimi riflessi di Rossi che respinge. Passano 2 minuti e i verde rossobianchi sfiorano ancora il vantaggio con una grande giocata di Vernocchi che rientra sul sinistro e tenta la conclusione dalla distanza. La palla si stampa in pieno sulla traversa. Subito dopo, sul calcio d'angolo, Cannistrà colpisce di testa da pochi passi ma manda sul fondo. La Vogherese si vede solamente al 22esimo, Gallo si crea lo spazio per calciare con il sinistro ma è impreciso. Il dominio è tutto della Nova Romentin, che alla mezz'ora costruisce una bella azione in ripartenza. Vernocchi serve in profondità per Sacca, che avanza e verticalizza per Pereira, il suo destro a incrociare termina fuori di pochissimo.
L'ultima occasione del primo tempo è al 39esimo con un tentativo di Vernocchi in area, il tiro viene però deviato e non impensierisce Rossi. Nella seconda frazione riparte subito forte la squadra di Gonzales, che si rende pericolosa dopo appena due minuti con Gerbino, che però in area trova il muro della difesa. Gli ospiti rispondono al decimo con il sinistro a giro dal limite di La Vecchia che finisce a lato. I verde-rosso-bianchi insistono per sbloccarla e hanno una doppia chance al 25esimo. Prima con Cannistrà che su punizione di Dodaro stacca bene di testa ma colpisce la traversa, è il secondo legno colpito dai suoi. Poi sul proseguimento dell'azione Favale riceve un traversone basso in area ma con il sinistro manca lo specchio. Alla mezz'ora, padroni di casa ancora vicini al gol. Favale, in area, appoggia per Mollica che ci prova con il destro, ma il pallone termina alto di un soffio. L'ultimo quarto d'ora è assedio della Nova Romentin, che preme e allo scadere avrebbe la palla dell'1-0. Svistelnik su corner si inserisce bene, ma tutto solo si divora la chance. Termina dunque con un pareggio. Poco fortunata decisamente la Nova Romentin. Eccellenza, vediamo insieme quello che è successo. Due debutti in panchina di Magni, vittorioso sul campo della Pro Eureka, e di Mellano 1-1 con Loleggio. Accademia Volpiano Pianese 3-0, 2-2 tra Agreville e Briga, 3-3 clamoroso tra Braveno e Strese Lascaris. Il Borgosesi ha battuto in casa 2-0 dalla Bielese. Domani vedremo le immagini direttanti per dire. Bule Belinzago 7-0, 0-1 anche questa partita domani. Pro Eureka Verbania 0-1, Pro Novaro Leggio 1-1. Quincinetto, Pondonaz 2-1, prima vittoria nel derby. Bielese 20, Oleggio 17, settimo e Baveno Stresa 16, Pro Eureka, Agrevi 14, Borgosesi a 13, Volpiano, Accademia e Bule Belinzago 12, Lascaris, Verbania 10, Pondonaz 6, Briga, Pro Novara e Quincinetto 4 punti. Il clamoroso 3-3 tra Baveno Stresa e Lascaris nel prossimo servizio. Una doppiata di Dolce in pieno recupero sancisce il pirotecnico 3-3 del Follano tra Baveno Stresa e Lascaris. Il primo sussulto del match al quinto, la girata di Jamal Idrissi termina alta sopra la traversa. Un minuto dopo, destro di Orlando con Zaccone che si rifugia in corner. Sul seguente angolo, secondo episodio della saga Orlando-Zaccone, con il primo che tira ed il secondo che para. Errore in disimpegno dello Stresa Baveno, ma Palumbo dal limite non ne approfitta. Al quarto d'ora il classe 2006 Salomon ci prova dai 25 metri, Valneri manda in calcio d'angolo. Il Lascaris gioca decisamente bene e si rende ancora pericoloso con Palumbo. Valneri è attento e sventa il pericolo. Al 41esimo si sblocca la situazione. Visione d'autore di Orlando per Lica che con un preciso diagonale porta in vantaggio i suoi. Passano 60 secondi e il Lascaris pareggia con Sottil. Il suo tiro cross dalla sinistra beffa tutta la difesa di casa e si deposita dolcemente in rete. Nella ripresa al quarto, conclusione dalla distanza di Di Carlo, potente ma centrale. All'ottavo tornano in vantaggio i padroni di casa. Il cross è di Cantadole, la sponda di Negretti, il colpo di testa vincente è di Manfroni. Per il capitano dei Borromaici è il 50esimo gol in carriera. Ci provano ancora i padroni di casa con Jamal Idrissi. Conclusione deviata in angolo dal successivo corner. Svetta l'ottimo Negretti. Palla alta di poco. Si entra così negli ultimi incredibili 20 minuti, perché al 34esimo pennellata di Mangolini per Moretti che di testa trafigge Zaccone. Il Lascaris prova a riaprire subito la partita con Dybala. Valneri distinto salva tutto. Al 90esimo contatto in aria tra Molinari e Palumbo. Il signor Borgo di Olestano, tra le proteste veementi dei padroni di casa, indica il dischetto. Dagli 11 metri, Dolce trasforma. Al 97esimo arriva l'incredibile pareggio della Lascaris, con Dolce che su punizione trova il gol del clamoroso 3-3. Promozione ora per scoprire insieme quello che ci ha regalato la giornata numero 9, Cossato Omegna 2-0, Alicese Orizzonti Union Novara 4-0. Cameri Feriolo 1-1, Livrea Cala il Pocherissimo 5-0 con il Cever Samabiella, Gattinara Fugor Chiavazzese 2-2, Juve Domo Ramassese 3-0, Montanaro Lufurvarallo 3-1, Virtus Vercelli Arona 1-1.
allungano un pochettino le prime e tre, Cossato 21, Juve Domo 19, Ivrea 18, Larona 17, Cameri, Fugor Chiavazzese 16, Virtus Vercelli, Gattinara e Cever Samabiella 12, Montanaro sale a 10, Dufour Vallalo 9, poi la zona playout, Omegna 7, Alicese, Orna Vassese 4, Feriolo e Union Novara 3, il tris della Juve Domo nel derby con l'Orna Vassese con Emanuele Pellegrini. La Juve Domo trionfa per 3-0 nel derby contro l'Orna Vassese, una partita tiratissima, i padroni di casa la sbloccano già dopo 5 minuti, ma scendiamo in cronaca e cerchiamo di capire quello che è successo. Al quinto minuto passaggio lungo in profondità di Ciana a cercare Danzo che dalla destra si porta in avanti in progressione col pallone e da quasi il limite del campo calcia la palla in mezzo offrendo un'occasione d'oro a De Ponti che si fa trovare in aria al momento giusto e davanti alla porta non perdona e sigla l'1-0 Granata. Al nono sempre Danzo dalla destra calcia in mezzo all'area piccola, Garoni respinge e Antiglio spazza via. 32esimo inizia a dire la sua Orna Vassese, cross di Viscomi, sfiora prima la palla di testa a Galizia, prova poi la conclusione Modesti ma arriva tardi all'appuntamento col pallone. Al 43esimo minuto Vanzan subisce fallo in area Orna Vassese, il direttore di gara non ha dubbi e concede il rigore, De Ponti dal dischetto non perdona ed oltre a siglare la sua doppietta personale in partita trova anche il suo nono gol in campionato. Nella ripresa dopo appena un minuto e mezzo gli uomini di Mister Nino calano il tris, Danzo dal limite dell'area piccola su assist di Prandini insacca in rete. Al 13esimo occasionissimo per i ragazzi di Mister Fusè, Modesti di testa devia una palla d'oro in direzione dello specchio ma la sfera rimbalza sul palo. Al 19esimo Modesti riprova a bucare la porta con un tiro da oltre il limite ma Arsuffi acciuffa in due tempi. Al 24esimo il 10 Granata calcia l'angolo sul secondo palo, cerca la deviazione in porta Aio ma Garoni con una gran parata intercetta. Al 32esimo Aio calcia un pallonetto da dentro l'area sfruttando una breve uscita del portiere dell'Orna Vassese ma Codesto riesce comunque a recuperare questa palla ostica in extremis. Al 40esimo il neentrato Tagliaferri calcia una sassata in direzione di porta ma il risultato resta invariato, finisce così con la Juve Domo che si porta a casa 3 punti importantissimi per la classifica generale. Ora prima categoria dove c'è stata la prima sconfitta stagionale della capolista Gravellona San Pietro, Grano Varzese 1-1, Bagnella, Serra Vallese 2-1, Fondo Toce, Gravellona San Pietro 1-0, Momo Sizzano 2-0, Piedimulera Valduggia 3-0, Quaronese, Cannobiese 1-1, Romagnano, Vogogna 4-1, Virtus Villa, Carpignano 2-1 per una classifica che vede il Gravellona in vetta con 19 punti, Bagnella 17, Piedimulera e Momo con la Virtus Villa 15, Cannobiese 12, Fondo Toce, Quaronese e Serra Vallese 11, Sizzano 10, Carpignano, Romagnano 9, Agrano 8, Varzese 7, Valduggia 6. Ultimo il Vogogna con 4 punti, partiamo con la vittoria del Piedimulera. Il Piedimulera supera il Valduggia nello scontro interno con un netto 3-0. La cronaca. Il primo tempo è quasi interamente di Marco Ossolana. Al quarto, bella azione corale dei padroni di casa. Lavelli trova sulla destra Montagnese, cross al centro per la testa di Elka che svetta tutto solo ma non inquadra lo specchio della porta. Al 12esimo, combinazione nello stretto tra Elka e Inguscio. Palla al limite per la conclusione di Naggi, provvidenziale l'intervento di un difensore ospite. Il gol dei ragazzi di Mister Poma è nell'aria e arriva al 15esimo. Azione insistita, imbucata magistrale di Naggi per Elka che viene murato per ben 2 volte da Furlan. Alex Squillaci raccoglie la respinta e mette nel mirino l'angolino basso alla sinistra del portiere ospite per l'1-0. Al 23esimo Mainini su calcio piazzato dalla distanza tenta di sorprendere Furlan ma va di poco alto. Al 26esimo corner dalla sinistra di Alex Squillaci, a centro area in guscio di testa sfiora la marcatura. Il Piedimulera continua a spingere sull'acceleratore, al 34esimo Alex Squillaci su punizione spedisce di un soffio alto. Al 39esimo si fa vedere anche Gnata, la sua girata di testa su assist di Elka non trova fortuna per una questione di centimetri. Nella prima vera incursione i vercellesi vanno vicinissimi al pareggio grazie a Cortellaro che in seguito ad una ripartenza a centro area carica il tiro. Solo la traversa gli nega la gioia del gol. Prima del duplice fischio ancora Solani pericolosi con Elka che da 2 passi non trasforma l'invito di Montagnese. Al rientro dagli spogliatoi dopo nemmeno un giro di orologio il Piedimulera raddoppia la marcatura. Naggi in buca per Gnata che spalle la porta appoggia fuori per Elka il cui raso terra non lascia scampo a Furlan.
Nei minuti successivi ancora due buone occasioni per gli ossolani, prima al quinto Cognata che tutto solo davanti a Furlan si fa ipnotizzare e poi al dodicesimo con Inguscio che all'altezza del dischetto non concretizza. I vercellesi provano a farsi vedere al diciottesimo con Mersini che scatta sul filo del fuorigioco e dal fondo mette al centro. La retroguardia ossolana corre un brivido nel disimpegno. I ritmi si abbassano notevolmente e bisogna attendere il 34esimo con un'azione personale di Fornara che tenta il tiro dalla lunga distanza e va a lato di poco. I ragazzi di Mister Poma al 39esimo chiudono la contesa. Lavelli dalla destra mette fuori area per Ivan Squillaci. Sponda aerea per il fratello Alex che con un esterno destro al volo spedisce all'incrocio per il 3-0 ossolano. Termina così 3-0 per il Piedimulera. E ora a fondo Toce per la vittoria dei ragazzi di Siena nella derby con il Gravellona San Pietro. Un super fondo Toce ferma la marcia della capolista Gravellona San Pietro. Il derby si colora di nero-verde, vince 1-0 la squadra di Siena, una partita non bella con pochissime chance da una parte e dall'altra. Prima occasione per i neroverdi al 14esimo, dribbling e tiro di Bianchi, Romani respinge di pugno. Episodio che potrebbe risultare determinante ma non lo sarà al 23esimo, palla dentro di Caretti per Bionda, atterrato da Mora ai limiti dell'area, rosso diretto per il difensore e fondo Toce in 10 con Sena che toglie Schirro per inserire Farina. Il primo tempo è tutto qui, padroni di casa attenti e ben messi in campo, ospiti che non riescono ad incidere e negli spogliatoi si va sullo 0-0. La ripresa è simile nel canovaccio, al 13esimo ci prova Bionda su punizione ma il suo tiro è decisamente fuori misura. Più pericoloso al 19esimo Fioretti con un sinistro controllato sul suo palo da boatto che lo lascia sfirare a lato. Fioccano i cartellini, alcuni esagerati, a farne le spese è Celeste che al 22esimo viene espulso per un fallo a metà campo. Parità numerica dunque ristabilita alla mezz'ora, l'episodio e il gol che decide il derby. Palla in mezzo dalla destra, deviata che diventa buona per Pinzino che con una bella pallonetto supera Romani per il gol dell'1-0, quello da tre punti per la squadra di Siena. La squadra di Agostini non crea nulla e finisce 1-0 per il fondo Toce. Adesso risultati e classifica di seconda e terza categoria prima di parlare di pallacanestro. Casale Maggiora 0-1, Castelletesi Riviera d'Orta 2-0, Cireggio Corrado 3-0, pareggio nel derby tra Crevolese e Previgezzo 1-1, il Gargallo fa il colpo e vince 1-0 con il Fomarco, Varallo Pombia Esio 2-2, Voluntas Suna Dormelletto Comignago 1-3. Classifica Esio 16, Castelletese Fomarco 15, Varallo Pombia 13, Provigezzo 10, Gargallo 9, Riviera d'Orta, Comignago, Casale, Cireggio 7, Maggiora, Crevolese 5, Voluntas 1 a 4, chiude il Crodo con 0 punti. La terza, Valsessera Verbagno Olimpia 2-1, Mainar meno 0-1, Montecrestese Preliese 1-1, 2-2, Trauleggio Libertas Vaprio, San Maurizio Virtus Cosinallo 1-1. Gatti Coveruno Mergozzese 0-6, classifica che vede in vetta Armeno, Preliese, Virtus Cosinallo a 13, San Maurizio a 12, Mergozzese Valsessera 11, Montecrestese 7, Meina 6, Oleggio 5, Vaprio 4, Gatti Coveruno e Verbagno Olimpia 3 punti. Lasciamo il calcio, spazio al basket con le immagini della vittoria della Pafoni contro Saronno. La Pafoni coglie la terza vittoria consecutiva in una pala CPR da brividi. Circa 1500 tifosi sugli spalti nella serata dedicata a Tommaso che ha consentito di raccogliere ben 6.000 euro devoluti al piccolo bambino di Brobello per consentirgli di andare a scuola assistito da una OSS. Una partita in cui la Pafoni ha fatto tutto e il contrario di tutto. Aveva la partita in pugno a due minuti dalla fine sul più 10, 80-70, se l'è complicata in maniera incredibile con gli ospiti che hanno addirittura fallito per due volte il tiro dell'aggancio, addirittura del sorpasso. Una Saronno che si conferma davvero sfortunata, è la quinta sconfitta in volata per la squadra di Gambaro che ha dimostrato comunque di non meritare la classifica che ha attualmente. La Pafoni ha giocato una partita ondivaga con break positivi e break negativi,
con i soliti errori in fase di rimbalzo, davvero troppi rimbalzi concessi in attacco agli avversari, più di 20, imbarazzante anche il divario nella computa totale dei rimbalzi tra le due squadre. Eppure nonostante questo Omegna è praticamente sempre stata avanti, trascinata da un ottimo Paolin, da un Mazzantini che quando è rimasto con la testa nella partita è stato un fattore decisivo. Bene anche l'energia di Corniati che ha saputo giocare nonostante i due falli fischiati nel corso del primo tempo. Per Omegna è la vittoria numero 7 nelle ultime 8 partite, l'ideale per presentarsi al big match di mercoledì alla Pala Borsani di Castellanza contro Legnano. In palio ci sarà il primato. Come al solito concediamo troppo rimbalzi in attacco, non so, dovremo lavorare come i bambini nell'under 15 a fare gli esercizi di taglia fuori, perché non è possibile prendere 23 punti su secondi tiri e rischiare di perdere una partita perché non siamo concentrati a fare taglia fuori. Mercoledì la trasferta di Legnano, per vedere a che punto è veramente questa Paffoni. Sì, è una gran partita, Legnano sta facendo benissimo, è prima, poi torno a vedere tanti amici, quindi sono contento e vedremo di prepararla in pochi giorni, perché avremo 2 giorni, lunedì e martedì, e vediamo cosa verrà fuori. Sicuramente sarà dura perché loro sono una squadra tosta, lo sta dimostrando. E con le parole di coach Eli Antonio noi chiudiamo Domenica Sport, la linea può tornare a Maria Elisa Gualantris. E per il momento è tutto, grazie per averci seguiti e buon proseguimento di serata con i nostri programmi.